a tutte! No ragazzi, aspetta, non è che adesso, ma veramente, siamo, oh basta! Mi chiederete perché siamo in un letto in tre senza scarpe. Allora, perché siamo in albergo, nella stanza di Alberto. Hai capito? Ragazzi, avrei mai pensato di trovare una situazione del genere. Sbagliate. Neanche io, ve l'assicuro. Allora, siamo in camera d'albergo di Alberto per fare che cosa? Per fare la cannoli challenge. Ragazzi, lasciate un like per il mio nuovo chatouche. Anzi, io fare. Aspetta. Ragazzi, ho fatto il piercing. Bene, continuiamo. Saluto Sofia. No, allora, siamo qua per fare la cannoli challenge. Cos'è la cannoli challenge? Vi ricorderete del video di Sofia dove mettevamo il sushi in bocca e dovevamo dire un nome e altri due dovevano indovinare. Questo qui è uguale, soltanto che made in Italy. Soprattutto made in Palermo, Sicilia, quindi. Ora uno di noi si metterà un cannolo in bocca. Tipo io metterò, cioè, che è anche sta frase qua. Ti mettiamo il cannolo in bocca. Esatto. Lo mettiamo noi, sì. Anche questa frase qua, detta in questa situazione qui, è molto molto ambigua. Dai. Allora inizio io. Via con la sfida. Avresti mai pensato di mettere il tuo cannolo in bocca a un milanese? No, mai. Vai Alessio. Oh. È un fofonaggio, un personaggio che ha lavorato in televisione. Ma che bello di spot. Degli spot. Degli spot. Ah, ce l'ho. Non vai a mangiarci il cannolo. Ragazzi, no. Ma dai messaggi! Vladimiro! Vladimiro! Ecco il nome Vladimiro! Pallini! 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 So! Pallini! So! Sì! Tallini! Vladimiro Tallini! Materazzi è caduto perché ha preso una testata, usata gliela data. Secondo personaggio. Sì. Porco Giulio. Non morire. Lo zucchero vero me l'hai lanciato nel nome. Non è un personaggio del web. Non è un personaggio della televisione. Non è della televisione. Modern Fay. Cazzo, così ragazzi, subito, via. Sono un mito, vinto, vai, sì. Meno di due minuti hai infilato il tuo cannolo nella bocca dei due milanesi, ragazzi. Dove show? No, ragazzi, attenzione, è un momento catartico questo. Avevo detto un momento gay. È un molto normale? Molto per minorenni. Non si capisce un cazzo. Fa parte di un gruppo. Zain. Che schifo, Ale, sei sputato. Ale, sei sbagliato. Ragazzi, io devo dormire su questo letto. Non c'è niente da vomitare, ogni volta che penso che chiedo se mi faccio vomitare. Mamma! È un personaggio di un gruppo, giusto? Mamma! Ma? Mamma! One Direction! One Direction! Che io non li so, cazzo! Non lo so! Luigi, non credo! Rudolph! Luis! Così indoviniamo insieme. E il cognome? Ciao. Carly Stiles. Non Calvin Harris. Un gatto. Cat. Gatto. Tutto attaccato. Gatto. Con i baffi. Gatto piccolino. Gatto. Morde. Pistolino. Topolino. Topolino. Mouse. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Tom. Carl Jerry. Carl Tom. Luis Tom. Luis Tom. E cazzo, non mi ricordavo come si chiamava, non c'era mai arrivato. Mai arrivato. Luis Tomlinson, ha dovuto curare per il cognome. Ah, allora, culo. Avevo un capo favoloso, grazie, allora mi sono stanco.
Ce l'ho. Sgarbi. No. È diventato famoso grazie a Maurizio Costanzo. No, papà. Ah, il mago Teo. Sì! Ma sai come vedevo tra noi e il mago Teo, ti giuro. Ora è il turno del buon Alberto. Chiedo da solo. Io sono di più. Ah, che cazzo, non ce la fai? Cazzo, è il più famoso della TV. Ma perché lui non sa la tecnica, capito? Lo metti in bocca. Urla! Un po' un po' male, la culo! Sì? E se non fa niente, e se non fa niente, voi non fanno vedere che la Repubblica. Ah, Magalli! Ma dai, ma che banale! Magalli, vabbè, prima andato, facile. Questo mondo è bello. Nel web? Anche un film comico. Che cazzo stai dicendo? Ho fatto un bovino, anche un film comico. Ha fatto film comico? Anche un video. Un video? Un video? Musicale. Musicale. Ma tu ce l'hai dentro? Scusa, tiralo fuori un attimo. Ma non c'è dentro, ce l'hai dentro un pezzettino. Ma che ne c'è la mano la gola? Ma apri, apri. Beve l'acqua con il naso. Col naso. Ah! Porco schifo! Com'è che si chiama? Porco schifo, ma non piace, mi piace. Catone il censore, ragazzi, studiate latino. Ragazzi, la sfida è finita. Per chi non lo sapesse, Alberto è il ragazzo discepolo che ha vinto la vacanza con noi. Dai, dichiara qui ora, sei felice? Sono felicissimo, assolutamente. Ci stiamo divertendo, come vedete. Ho portato anche i cannoli perché loro se li meritano tutti. Lo stronzo qua cosa ha fatto? Si è aperto un canale, dai, lo mettiamo in descrizione, sì, che... E in cui faccio i vlog di questo viaggio fantastico che stiamo affrontando, tra le varie riprese di NTV, insomma, i tour di Tuborg, i festival musicali, insomma. Ma ci sta, ragazzi. No, comunque, e poi. Vabbè, se vuoi parlare di te, e poi alla fine metterò appunto questo video. Alla fine del tour metterò questo video in cui vi spiegherò, vi racconterò come mi sono trovato insieme a The Show, insomma, in questa vacanza. Bene, si è trovato, perché sennò lo ammazziamo in botte. Se volete un altro video con il nostro discepolo Alberto qui sul secondo canale, un'altra sfida, suggeriteci nei commenti che sfida fare. Quanti like arriviamo? 15.000 like. 15.000 like. 16.000 like. Vai! 16.000. Ciao! Ciao! Ciao, Nicolò.